Amici di Keto Web Italia, benvenuti al mio break point. Sono qui a sorseggiare il mio caffè mattutino al mio bar di fiducia, Mail Bar. I miei amici che ormai mi conoscono da tempo, guai se non mi presento la mattina a prendermi un caffè, si preoccupa. Quindi adesso io degusto il mio caffè, con me c'è sempre il mio amico Nando, eccolo qua. E è il bar dove noi ci possiamo sempre rilassare. Intanto beviamoci sto caffè. Prima un goccetto d'acqua, poi il caffè. Adoro questa marca di caffè, è buonissimo. Caffè Fantini, eccezionale. Locale. Ah, poi volevo ricordarvi che ovviamente il nostro canale parla di alimentazione chetogenica. Io il caffè lo bevo rigorosamente senza zucchero. È ovvio, no? Ma diciamo che l'ho sempre bevuto senza zucchero perché a me piace gustare il caffè. Se vuoi sapere se un caffè è buono o meno, lo devi bere senza zucchero. Il zucchero lo contamina e quindi lo adultera. Quindi come fai a sapere se è un buon caffè? Ecco, questo è un mio principio. Ho sempre bevuto il caffè senza zucchero. Ma poi vogliamo parlare di cosa provoca esagerare con lo zucchero a livello fisico? È vero, non dobbiamo estremizzare. Sicuramente non dobbiamo estremizzare, ma tutti sanno che lo zucchero fa male. O quantomeno provoca almeno due gravi situazioni o problemi al nostro organismo. Uno è quello che, come dicono in ambito medico, è come un coltello piantato o conficcato nel sistema immunitario. Pensate un po' come abbassa le difese del sistema immunitario. Quindi questo è uno. L'altro invece è che crea problemi, inibisce l'assorbimento del calcio, che come sappiamo fa bene ai denti e alle ossa. Ma ovviamente adesso non facciamo un trattato medico, però io dopo vi faccio un post sotto il video, vi scrivo, vi elenco i problemi in modo dettagliato, anche scientificamente, di quello che provoca lo zucchero sull'organismo. Poi io stamattina, ecco qua, mi sono portato anche un po' di cioccolato fondente al 90%, vedete, amaro, che io adoro anche quello, e questo l'ho comprato all'Inz. C'ha appena il 18% di carboidrati su 100 grammi di prodotto, quindi va benissimo per la nostra alimentazione. E io adesso lo vado a degustare. È buonissimo. Nando, lo vuoi un pezzo? Dai, dopo. Ecco. No, mangiando col caffè, poi col caffè è buonissimo. Bene, buono. Ah, ecco qua, Alfredo, copriti, che sennò dal caldo Alfredo ti becchi qualcosa. Ok amici, io con questo pezzettino di cioccolato vi saluto e vi do appuntamento. È buonissimo, molto buono. No, è buono, no. Io so che tu preferisci la pizzetta, però va bene pure quello. Il cioccolato va bene uguale. Va bene pure quello. Allora amici, allora con questo vi saluto. Ah, ecco un pezzo Alfredo, lui è il nostro Alfredo, eccolo qua, è quello che mi porta il caffè meraviglioso. Grazie Alfredo. Alfredo, dicevo prima, copriti, perché dal freddo al caldo ti becchi qualcosa. No, no, io non mi può. Lui si chiama Alfredo, perciò... Alfredo il caffè. Bene amici, dai. Allora, amici, con questo vi saluto, vi do appuntamento a domani. Domani faremo come sempre un video golosissimo. Vi aspetto sempre. Cosa hai detto, Nando? Niente. Io non parlo mai. Ha detto iscrivetevi al canale, sì, e attivate la campanella.